اسمي فيكتوريا انا Mi chiamo Victoria, sono nata in Ucraina. Oggi sono venuta qui alla Chiesa della Natività per pregare per il mio popolo, che il Signore lo protegga. Prego il Signore di porre fine alla guerra in Ucraina e di portare la pace nel mondo intero. Abbiamo incontrato alcune persone di origine ucraina che si trovano a vivere in Israele e Palestina. C'è molta paura tra la gente e molte persone, compresa la mia famiglia, sono fuggite nelle campagne. Purtroppo, a 30 anni dall'indipendenza, voglio dire che questo veramente fa male al cuore. Dima è nato a Kiev, ha 26 anni e vive a Gerusalemme da quando ne ha 5, ma in Ucraina ha ancora amici e conoscenti. La prima cosa che faccio ogni mattina appena sveglio è aprire la app delle news e vedere se Kiev è caduta o se è ancora in mano ucraina. Per molte persone ucraine e russe in Israele, questa è diventata una routine quotidiana ogni mattina da una settimana. All'improvviso, questa componente ucraina della mia identità è diventata estremamente rilevante e importante, come mai avrei immaginato. All'improvviso mi sono trovato molto coinvolto, e ho sentito un forte sentimento patriottico nei confronti di un paese che ho visitato, ma in cui non ho mai vissuto da adulto. Il 2 marzo, mercoledì delle ceneri, nella Basilica del Santo Sepolcro si è tenuto un momento di preghiera con la recita del rosario in lingua ucraina. Danilo è un seminarista della diocesi greco-cattolica di Vienna, ma è originario di Lviv, città nella parte occidentale dell'Ucraina. Parte della sua famiglia è rimasta lì. Lui è a Gerusalemme per un anno di servizio. Come posso dare il mio contributo? Come posso esserci per la mia famiglia, per le persone nel mio paese d'origine? Lentamente ho preso coscienza che essere qui a Gerusalemme, il luogo in cui Gesù è morto e risorto, è per un motivo. Anche la comunità cattolica di Nazareth si è riunita per pregare per la pace in Ucraina. Abbiamo accolto l'appello di Papa Francesco della giornata di preghiera e di digiuno per la pace in Ucraina. L'abbiamo fatto con la semplicità di Nazareth, la spiritualità di Nazareth, la semplicità, la vita quotidiana. I think our greatest hope right now is... Penso che la nostra speranza più grande sia nella conversione dei cuori di tutti coloro che soffrono per l'occupazione, dei russi, dei soldati che arrivano nel nostro paese, dei leader politici. Solo attraverso la conversione e il pentimento ci potrà essere una vera pace.